Allora, vi vedo già numerosi, vi do il benvenuto da parte di Formez e di Agid al sesto e ultimo appuntamento del nostro ciclo di webinar Monitoraggio e Governance dei contratti CT. Oggi parleranno le pubbliche amministrazioni, come era previsto, fin dall'inizio vi portiamo le esperienze di tre pubbliche amministrazioni. Vi ricordo che nell'arco di questo ciclo abbiamo parlato della circolare del monitoraggio dei contratti di Agid del gennaio del 2021. Abbiamo visto quali sono le responsabilità, gli adempimenti e l'organizzazione del monitoraggio. Abbiamo parlato del ciclo di vita del monitoraggio e della governance dei contratti, di come si organizza un piano di monitoraggio e un documento di screening. E abbiamo proseguito anche con evidenziare quali sono gli elementi essenziali per un corretto monitoraggio e quindi evidenziare anche lo stato, il rapporto di avanzamento contrattuale. Abbiamo nell'ultimo webinar parlato poi della misurazione degli obiettivi e degli indicatori. Oggi vediamo come tutti questi elementi di cui vi abbiamo messo a conoscenza vengono applicati da alcune amministrazioni che hanno, diciamo, dell'esperienza in questo ambito e su questi temi e hanno sviluppato appunto delle buone pratiche. In particolare, il programma di oggi prevede la presenza dei nostri due esperti di riferimento, che sono Maria Luisa De Santis di Agid e di Andrea Susa. Di Agid, quindi avremo in apertura e chiusura i loro interventi. Poi ci sarà il dottor Perrone, che è il dirigente dell'ufficio acquisti IT e servizi amministrativi ed è responsabile del monitoraggio di INAIL. Ci sarà poi Silvio Giuppone, il dottor Silvio Giuppone, che è il referente interno del monitoraggio sempre di INAIL, quindi lavora insieme appunto al dottor Perrone. Ci sarà la nostra solita consueta pausa caffè alle 15:30 e riprenderemo con la dottoressa Aurora Girolamo, che è dirigente responsabile del gruppo di monitoraggio di SIN SPA, che lavora a supporto di AGEA e di MIPAF. Come al solito, voi potete porre in chat delle domande che verranno sottoposte ai nostri referenti delle amministrazioni nel corso del webinar e naturalmente l'intento è quello di cercare di darvi risposte esaurienti rispetto appunto alle domande che farete. Ci sarà poi la chiusura, una parte di commenti che farà Andrea Susa e chiuderemo i lavori. Naturalmente questo è l'ultimo appuntamento di questo ciclo di webinar, ma vi ricordo che nell'ambito di questo progetto, in particolare sempre nell'ambito della linea 1 di cui sono responsabile, verrà presto organizzato un altro ciclo di webinar che riguarderà il monitoraggio del piano triennale. Quindi chi di voi è interessato può sempre rimanere diciamo informato guardando sia i 20 PA sia l'home page del sito di Formez che riporta queste iniziative. E l'altro che partirà il 9 novembre, di questo vi posso dare già la data, è relativo alla progettazione e realizzazione dei siti web, del sito web dei comuni. Quindi su questo che faremo diciamo in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Questa è la seconda edizione di un ciclo di webinar che c'è già stato. Che si è svolto prima dell'estate, quindi tra giugno e luglio. Abbiamo deciso di aprirlo, quello era un corso pilota, questo lo apriremo a una platea più ampia, quindi se siete interessati consultate sempre la pagina di Formez e il calendario di eventi PA. Allora, vi ho ricordato il programma, vi ho detto chi sono gli esperti, vi ricordo che appunto potete porre le domande direttamente in chat sulla pagina di Eventi PA, di cui poi vi metteremo il link in chat, voi trovate
i programmi con i materiali che sono stati utilizzati durante tutti i webinar e trovate le registrazioni dei webinar. Quindi, diciamo, potete fare anche un ripasso di tutto quello che è stato detto, perché avete a disposizione sia i materiali sia le registrazioni. Allora, io passerei la parola vi porto i saluti di Rosa Barrese, che aveva un impegno, però ci teneva a salutarvi, appunto, a ribadirvi questi appuntamenti futuri di cui vi ho accennato. Allora, Maria Luisa De Santis introduce le esperienze delle amministrazioni, quindi chiedo a Maria Luisa di attivare webcam e microfono. Buongiorno a Prova a tutti, parlare, Maria Luisa. buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo, allora. Perfetto, grazie Patrizia. Allora, buongiorno a tutti, ci ritroviamo oggi qui tutti insieme per appunto il webinar conclusivo del nostro percorso formativo iniziato il 16 settembre. Innanzitutto ritengo insomma, doveroso ringraziare i partecipanti, visto che abbiamo avuto in media circa 300 partecipanti ad ogni webinar settimanale. Quindi, diciamo che l'alto numero di partecipanti, appunto, è la dimostrazione del fatto che il monitoraggio dei contratti è un tema di grande interesse, soprattutto in questo particolare momento storico. Come diciamo, affrontato e condiviso nei webinar precedenti, vi sottolineo che il monitoraggio obbligatorio e periodico è stato già introdotto nel 93 dal decreto 39, quando appunto i contratti ICT hanno iniziato ad assumere dimensioni economiche al pari dei contratti relativi ai lavori. Carlo, Carlo, Agid, chiedo vieni un attimo, al collega, mi magari scusate il microfono, qualcuno ha vieni un attimo. lasciato il microfono acceso. Agid ha emesso nel 2016 la prima circolare relativa appunto al tema del monitoraggio, poi sostituita dalla circolare 1/2021 in vigore dall'11 febbraio. Gli adempimenti previsti della circolare sono stati, diciamo, analizzati puntualmente con voi, da me e appunto con la collaborazione, l'ampia collaborazione di Andrea Susa, appunto con l'obiettivo di fornirvi una visione chiara e dettagliata degli adempimenti e soprattutto del contenuto dei documenti previsti dalla circolare. Ci siamo soffermati ovviamente diciamo puntualmente anche sui contenuti del documento master dell'attività di monitoraggio, che è appunto il rapporto di avanzamento contrattuale. Perché abbiamo strutturato questo corso? Come già evidenziato, nel corso di questi ultimi anni abbiamo collaborato con diverse amministrazioni. L'acquisizione delle forniture ICT risponde alla necessità delle amministrazioni di diverse dimensioni, enti locali, enti centrali, che hanno appunto la necessità di commissionare all'esterno i necessari potenziamenti e ammodernamenti sia tecnologici che organizzativi per l'espletamento delle proprie funzioni, soprattutto nella nuova prospettiva delineata dal PNRR. Infatti, le amministrazioni, proprio per dar seguito agli obiettivi ambiziosi che il Paese si è posto, devono impostare delle iniziative progettuali che, come abbiamo visto, vengono identificate già a livello di pianificazione strategica e poi tradotte in programmi operativi. Questo per evidenziare ovviamente che le iniziative, quindi iniziative progettuali di media e elevata complessità, si traducono poi in contratti ICT, quindi in contratti da governare e monitorare secondo quanto stabilito appunto dalle circolari Agid. Abbiamo anche visto come il raggiungimento degli obiettivi
cosiddetti operativi, quindi obiettivi associati ai singoli contratti, contribuisce in modo, diciamo, essenziale al raggiungimento degli obiettivi strategici di ciascuna amministrazione e quindi al raggiungimento dei cosiddetti obiettivi delineati a livello paese. Successivamente all'emanazione della prima circolare avvenuta appunto nel 2016, il gruppo di monitoraggio di AGID, costituita ovviamente dalla sottoscritta, da Andrea Susa e da altri colleghi, ha affiancato le amministrazioni per organizzare e strutturare all'interno delle proprie realtà l'attività di monitoraggio. Alcune amministrazioni hanno scelto di procedere con il potenziamento di gruppi interni, altre con l'affidamento a società esterne. Le amministrazioni con le quali abbiamo lavorato in questi anni sono diverse. In particolare, tra i ministeri abbiamo collaborato col Ministero della Salute, che ha costituito un gruppo interno e ha deciso di potenziare appunto le competenze dei dipendenti interni relativamente alle attività di monitoraggio. Abbiamo lavorato col Ministero delle Infrastrutture, o meglio con la motorizzazione, quindi che ha posto sotto monitoraggio il contratto relativo alla gestione dei sistemi informatici della parte legata alla gestione degli autoveicoli. Abbiamo lavorato col Comando Generale delle Capitanerie di Porto per monitorare il contratto che gestisce tutte le capitanerie italiane. Insomma, abbiamo affrontato diverse tematiche e condiviso attività di monitoraggio legate a diversi scenari contrattuali. In particolare, oggi saranno con noi i referenti appunto di INAIL. INAIL rappresenta una realtà virtuosa. All'interno ci sarà appunto il dottor Perrone che vi illustrerà come al proprio interno è stato affrontato il tema della governance dei contratti IT. Seguirà poi il dottor Giuppone, essendo referente operativo delle attività, ci fornerà appunto dei dati specifici legati ai contratti sottoposti a monitoraggio e ai relativi indicatori di monitoraggio associati. Sappiamo che il tema degli indicatori è un tema molto delicato. Tra l'altro vi sottolineo che nelle diverse, diciamo, richieste di chiarimenti, nelle domande ricevute anche durante il corso, abbiamo individuato una serie di temi che verranno poi approfonditi nel corso magari dell'anno 2021. Vedremo, insomma, al nostro interno come poter procedere con la definizione di ulteriori corsi, viste anche le vostre richieste. Tra le amministrazioni che hanno collaborato con AGID c'è anche AGEA. AGEA viene seguita dal punto di vista del monitoraggio dalla società SIN. La società ha come oggetto appunto la gestione e lo sviluppo del SIAN, definito come appunto Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Quindi anche lei ci darà in qualità di esperta delle attività di monitoraggio. Noi sappiamo che il mondo dell'agricoltura è un mondo molto complesso, ci sono dinamiche e progetti di elevata complessità. Quindi in base alla sua esperienza ci racconterà come hanno strutturato appunto la parte relativa sia alla governance dei contratti che all'individuazione di determinati indicatori. Per quanto riguarda l'intervento dell'INAIL, è opportuno sottolineare, come abbiamo fatto nel corso di uno dei webinar, la distinzione appunto tra la sezione legata alla pianificazione strategica, perché come abbiamo, diciamo, più volte ripetuto, le iniziative progettuali vengono definite attraverso il processo di pianificazione assegnato agli organi, diciamo, di livello gerarchico alto. E quindi all'interno di questo, come frutto della pianificazione, si ottiene appunto la pianificazione strategica a livello IT. Questa pianificazione poi viene suddivisa in programmi, che genera appunto un portafoglio e programmi.
Quindi con l'insieme delle iniziative progettuali viste appunto a livello trasversale, collegate tra loro e gestite a livello, diciamo, manageriale e a livello operativo. Ed è per questo che abbiamo pensato appunto di strutturare l'intervento proprio in due parti, come rappresentazione di quello che abbiamo approfondito nei discorsi precedenti. Infine, vi sottolineo che con l'introduzione appunto e l'avvicendarsi delle nuove vicende legate alla definizione del piano nazionale, ovviamente ci troveremo, o meglio, le amministrazioni si troveranno a gestire un gran numero di contratti complessi, sia a livello tecnologico che a livello organizzativo. Abbiamo sottolineato che l'aspetto organizzativo oramai diventa, diciamo, fondamentale al pari di quello tecnologico. Detto ciò, è importante, come abbiamo visto, tenere le file dei contratti, che siano contratti IT, che siano contratti di altro tipo, al fine di garantire un'efficace governance e mantenere le file non solo dei contratti, ma della gestione dei rapporti anche con gli stakeholder, in modo tale da evitare che i fornitori, diciamo, prendano, tra virgolette, il sopravvento. Quindi una corretta gestione del contratto che viene da noi tradotta in un'attività di monitoraggio efficace è fondamentale. Vi dico anche che dall'inizio del corso abbiamo ricevuto delle nomine del responsabile del monitoraggio da parte di alcuni enti, di alcune regioni. Quindi sono fiduciosa che diciamo, questo corso abbia, diciamo, ci abbia messo in condizioni di diffondere i contenuti della circolare e soprattutto di sottolineare l'importanza di determinate attività. Vi ricordo che sui siti istituzionali, scusatemi, ma ve lo ripeterò, insomma, ve l'ho ripetuto in diverse occasioni e ritengo opportuno ripeterlo anche oggi, la lista dei contratti rientranti all'interno delle tipologie di contratto che vanno monitorate deve essere pubblicata sul nostro sito istituzionale. Quindi vi prego di procedere con tutti gli adempimenti previsti dalla circolare e di rivolgervi a noi per qualsiasi tipo di chiarimento. Anche per quanto riguarda la definizione degli indicatori di monitoraggio, stiamo procedendo con magari degli esempi e delle metodologie che potremo magari nei prossimi mesi diffondere. Infatti, sulla base dei contratti e diciamo, del lavoro fatto con le amministrazioni, potremo individuare delle casistiche che aiutino poi le pubbliche amministrazioni, a secondo della tipologia contrattuale gestita all'interno dell'amministrazione, definire i propri indicatori. Quindi a questo punto io lascerei la parola al dottor Perrone, responsabile delle attività Professore di Ingegnere, innanzitutto dell'INAIL, grazie, e al collega buonasera a dottor tutti, Puppone. buonasera a Silvio che con sofferenza è riuscito a collegarsi, diciamo così, in questi momenti di preparazione ci mettiamo sempre un pizzichino di ansia. Dunque, vogliamo raccontare un pochino qual è la nostra realtà e la nostra esperienza in relazione allo svolgimento del monitoraggio e soprattutto come ci siamo, diciamo così, adeguati o come abbiamo, diciamo, vissuto questo 2021, perché ci vorremmo focalizzare un attimo un po' di più sul 2021, diciamo così, da quando Agid ha emanato la circolare numero 1. E per noi è stato un momento importante per ragioni che adesso proveremo a raccontare. Facciamo un breve scorcio, scusatemi, non so solamente come si fa ad avanzare le slide. Non so, vabbè, se no vado in un altro modo.
Diciamo così, Ci allora. sono le freccette in basso, dottor Perrone, ci sono le freccette in basso, quindi può andare avanti e Ah, indietro dalle freccette in perfetto, basso. perfetto. Grazie, grazie, perfetto. Sì. Allora, diciamo, noi siamo strutturati come direzione, abbiamo una complessità medio-alta, no? Siamo un ente, diciamo, nazionale, abbiamo accentrato presso questa unica direzione, diciamo, che si occupa della gestione delle problematiche, insomma, digitali, sia in termini dei servizi resi all'ente e alla collettività, sia in termini di problematiche connesse, quindi la gestione contrattuale, il procurement e quindi anche il controllo su ciò che attraverso questi contratti acquisiamo. Ci siamo strutturati per processi, tanto per capirci, così le nostre attività sono state anche certificate attraverso, diciamo, secondo il framework ITIL, siamo certificati anche sulla 9001, abbiamo acquisito anche altre certificazioni e gestiamo, come dire, il contratto in termini di verifica di livello dei servizi. Sotto questo ci ha permesso, come dire, l'avere razionalizzato in termini di processo, no? La gestione ci ha permesso di poter diventare, diciamo, di poter oggettivare in qualche modo il funzionamento delle nostre attività. Questo ci ha permesso anche di cominciare a relazionarci in termini, diciamo così, di polo strategico nazionale, ma non so un po', non so, al passato, al presente, nel tema un po' complicato, insomma, ci siamo relazionati anche con altre amministrazioni pubbliche, AGID, è tra i nostri, diciamo così, partner con cui siamo in relazione e così via. Abbiamo il Ministero della Salute sempre con il quale abbiamo dire, condiviso un accordo per l'erogazione di servizi e, diciamo, la base che ha permesso questo dialogo è stata quella, diciamo, dei processi. Chiaramente le nostre attività, cioè le attività del digitale, come dice la parola monitoraggio, vanno controllate. Chiaramente, come diceva l'ingegnere prima, è dal 1993 che l'esigenza di, diciamo così, tenere sotto controllo, offrire ad AGID, quindi offrire all'intera collettività, come dire, la possibilità di verificare cosa si fa con le risorse impiegate nei contratti e come, che successo hanno, diciamo così, le attività che vengono realizzate attraverso i contratti. E noi qui, diciamo così, abbiamo messo nella slide che abbiamo almeno dal 2001 attivato, diciamo così, contratti con fornitori per l'acquisizione di servizi di monitoraggio, no? Quindi abbiamo esternalizzato, quindi acquisito le professionalità per poter avere, per valorizzare soprattutto il tema del valore della terzietà, d'accordo? Perché pensavamo, avremmo avuto l'altra strada alternativa, non individuare una specie di servizio interno, ma abbiamo preferito valorizzare la terzietà e quindi poter dialogare mostrando con la maggiore oggettività possibile i risultati della nostra attività. Quindi appunto l'abbiamo affidato a una società esterna e nel tempo però il servizio ovviamente si è evoluto e adesso lo andiamo a raccontare. Il project management che qui abbiamo evidenziato è perché all'interno della complessità della struttura, come accennavo prima, ci siamo organizzati in una maniera tale, che illustreremo fra un pochino, per cui le nostre attività procedono sulla base di una vera e propria progettualità e secondo le logiche del project management. Quindi vengono, poi lo vedremo un attimino più avanti, diciamo così, vengono formulate secondo una logica, diciamo, matura, no? Noi la giudicheremmo in questi termini e su questo ci siamo attrezzati. Qualche informazione così al volo, il nostro portafoglio contratti gestito annualmente oscilla tra i 100 e i 120 contratti all'anno. Ovviamente questo è il numero complessivo di questi contratti, diciamo come ordine di grandezza,
il 40% sarà in termini di numero, forse anche un po' meno, in termini di numero di grandi contratti, gli altri 60-70% sono contratti di piccolo valore, no? Quelli che seguono, diciamo così, procedure di acquisto anche più semplificate. Si è operata, diciamo così, la definizione del perimetro, diciamo così, che fino alla fine del 2020, usiamo questo modo veloce per esprimere questo tema, diciamo, il perimetro è sostanzialmente quello definito da Agid con una serie però di approfondimenti che poi Silvio, nell'intervento dopo il mio, proverà a descrivere anche in maniera più, non so come dire, più dettagliata. Io cerco di raccontare, non so come dire, con un pizzico di impazienza vorrei arrivare poi al punto in cui vi racconto cosa abbiamo fatto nel 2021, è stato intenso. Il parco contratti, abbiamo, stiamo dicendo, è diviso in tre grandi cluster, i contratti rilevanti che sono soggetti a monitoraggio con le modalità che riguardano, no, la pubblicazione, ciò che vi è connesso. I contratti soggetti sempre a monitoraggio, ma con modalità derivanti dalle norme agili ma differenziate rispetto alle che rispecchiano di più le esigenze di DCOD, quindi di INAIL, e poi tutta una serie di contratti minori sui quali comunque attraverso i nostri, diciamo, la nostra organizzazione svolgiamo un controllo a cui siamo per arrivare. I contratti, qui vediamo il numero dei contratti che nei tre cluster è andato crescendo, no? Siamo andati dai 100 ai 110 circa, ai 120 contratti, e qui vediamo la suddivisione di 10, 11 e 15 nella modalità più, diciamo, più stringente rispetto ai requisiti Agid. Gli altri 20, 25, 30 sono diventati quelli sotto osservazione in una modalità, diciamo, più mista, cioè serviva a fornire ad Agid le risultanze sugli indicatori attraverso i report e quant'altro, ma anche noi abbiamo monitorato le nostre finalità più interne, e poi il numero residuale 70-75 circa sono gli altri che controlliamo, gestiamo attraverso un controllo. Qui abbiamo una finestra abbastanza veloce che illustra le scadenze contrattuali, quali sono i 15 che attualmente abbiamo pubblicato sul portale. Ma credo qui di essere arrivato in realtà, già non so se Silvio ho fatto una, diciamo, volevo dare un'indicazione. Allora, no, sì, Va bene, va ok, credo di bene. avere ancora 5 minuti circa, no? 5-6 minuti. Allora, volevo rappresentare una cosa, diciamo, adesso allora la racconto a voce perché forse non ci siamo allineati molto bene con le slide. Allora, come ho detto, no? I tre cluster di contratti, alcuni i più rilevanti, no? Andavano in direzione del controllo Agid, del monitoraggio Agid Hard. Poi però chiaramente noi dall'altra parte abbiamo la necessità di gestire, secondo tutto quello che abbiamo detto, project management, flusso dei processi e quant'altro, e poi anche secondo le esigenze, chiamiamole più generali, di tenere sotto controllo le nostre attività. Poiché le nostre attività sono strutturate per progetti nella generalità, e anche quando sono, diciamo così, i contratti operativi diranno, in ogni caso li teniamo sotto controllo attraverso, diciamo così, il loro flusso di attività. Ci siamo trovati fino alla fine del 2020, fino al 2020, non so come dire, a vivere una specie di problematica tendenzialmente, non so come dire, che andava un po' in due direzioni, no? Il flusso delle attività che andava verso Agid con l'esposizione delle risultanze secondo alcune modalità. Come dire, è come se ci stessimo rivolgendo a un organo di controllo un po' più esterno, e poi molte delle cose che dovevamo controllare, magari anche su quegli stessi contratti che facevano il cluster 10-15, come abbiamo visto il primo cluster, in realtà li dovevamo tenere sotto controllo
chiaramente anche per verificare che quello che ci aspettavamo da quei contratti lì lo stessimo realizzando. Quando dico contratti di questo genere, intendo dire contratti la cui complessità, anche in termini di valore, spesso è di alcune decine di milioni di euro, spesso è ancorata a milioni di euro, e quindi hanno anche la caratteristica di svolgere, di essere, non so come dire, bacini, di, non so come dire, di servizi, insomma, di attività che alimentano non un singolo progetto, ma una pluralità di progetti. Questo ci ha richiesto, no, una rete, chiamiamola così, una visione reticolare, insomma, di tenere sotto controllo in termini di matrice sia il flusso delle attività per le cose che dovevamo fare, per i risultati che ci eravamo prefissi da ognuno di quei contratti, e dall'altra parte anche come fluiva o come fluisce la spesa, chiamiamola così, no? Che è collegata a all'andamento contrattuale. Ora, diciamo così, noi ci troviamo alla fine del 2021, quindi più o meno in queste settimane, in questi mesi qui, a vivere la coda finale del contratto con il monitore, per il servizio di monitoraggio che avevamo sottoscritto 2 anni fa, no? Questo è il terzo anno e si conclude. Tra la metà del 2021 20 e la fine, l'inizio del 2021, abbiamo lavorato, diciamo così, alla nuova gara per il contratto, diciamo, per il rinnovo, insomma, per la nuova gara per acquisire i servizi di monitoraggio. E che cosa abbiamo cercato di sostanzialmente di approfondire, insomma, di valorizzare? Quanto più l'integrazione, la visione integrata tra quei due punti di vista che in qualche modo andavano viaggiando in maniera un pochino su due binari paralleli, non so come dire, no? Ma che poi per farli incrociare, insomma, non era sempre semplicissimo. Quando a gennaio ci siamo confrontati con Agid e con, diciamo, la nuova circolare, ci siamo trovati di fronte ad alcuni messaggi, non so come li chiamiamoli così, adesso focalizzo le cose che ci hanno colpito e che ci ha fatto piacere condividere con Agid, cioè il fatto che Agid che ci ha detto, no? Ci ha detto sostanzialmente, punto uno, ragazzi, il controllo non è che serve a me Agid, no? Il controllo serve a voi. Tutto il controllo serve a voi. Perché siete voi, ciascuno di voi, amministrazione, che è responsabile di ciò che fa e quindi quando controlla, come dire, gli serve per avere, chiamiamolo così, tra virgolette, il cruscotto, il volante per far andare la propria macchina sulla pista giusta, non farla uscire, per fargli seguire il percorso che si è prestabilito. No? Primo messaggio. Secondo messaggio ha detto, non ci considerate più come degli esterni. Dice, se abbiamo pubblicate le vostre informazioni, no? I vostri dati, mandateci, diciamo, predisponete i vostri report, ma come dire, se ci servono, quando ci servono, quando vi vogliamo campionare, veniamo, guardiamo la vostra, diciamo, il vostro stato d'avanzamento, cioè, e se questo produce delle esigenze di ulteriori approfondimenti lo faremo, altrimenti voi state sfruttando, diciamo, potete impiegare diciamo così, tutta l'attività di controllo la potrete concentrare sulle vostre esigenze. Aggiungo un dettaglio, sto per chiudere, non so se ho sforato, ma sto per chiudere. Chiaramente i servizi che noi acquisiamo attraverso il mercato, avendoli esternalizzati, abbiamo detto prima che sono caratterizzati, diciamo, in un certo senso dall'alto valore della terzietà, no? Quindi abbiamo preferito farci controllare, no? Piuttosto che misurarci da soli la temperatura. Ovviamente sono servizi che costano, no? Che quindi a loro volta hanno un effort di spesa piuttosto consistente. E quindi quell'esigenza di poterla declinare tutta quell'attività
Secondo questa logica, chiamiamola così, che ho provato a spiegare come che è posta bene nella circolare numero 1, ci ha permesso, ci sta permettendo che nel 2021 che abbiamo fatto? Abbiamo un po' ritarato il contratto in essere per l'ultima annualità, cercando di raggiungere quale obiettivo, no? Cioè, parliamo di monitoraggio, vuol dire che non vogliamo controllare, non so come dire, la temperatura a problemi che magari si sono già manifestati, magari sono gravi e quindi quell'attività ci segna un po' postumamente, un po' ex post, diciamo, l'esistenza di qualcosa che sta sulla, diciamo così, nella parte rossa, no? Del termometro. Ma abbiamo cercato, proprio potendo integrare in maniera completa tutto, diciamo, il contesto, diciamo, dei servizi resi dal monitore con tutto il contesto dei nostri progetti realizzati, progetti di attività realizzate attraverso i contratti. In questo modo ci siamo potuti avvalere, ci stiamo, diciamo, maturando, mettiamola così, no? La possibilità di avvalerci di una squadra di professionisti terzi, quindi con un valore alto, ulteriormente alto rispetto alla qualità dei professionisti, per far sì che il controllo a questo punto fluisca non secondo le scadenze, non so come dire, come erano cadenzate dalle circolari trimestrali, no? Mi mandate i report trimestrali quando li avete completati, ma abbiamo attualizzato questo flusso rendendolo contestuale all'andamento dell'attività, integrando, non so come dire, con i sistemi di controlli concomitanti che abbiamo sul consumo delle risorse, sull'andamento delle attività e sugli spostamenti, in modo tale da cercare di raggiungere l'obiettivo, che per noi sarebbe ottimale, di evidenziare l'insorgenza di criticità, ripeto, sia sull'andamento, tra virgolette, fisico delle attività, sia sull'andamento del finanziario, diciamo quindi sul consumo dei contratti, sia sulle discordanze che queste due chiavi di lettura ci potrebbero fornire, di poterlo fare in tempo reale, cioè pianificando delle attività molto periodiche, mensili in questo momento, con un contratto nuovo che si aggiudicherà a seguito di gara, abbiamo posto a gara criteri ancora più stringenti, cioè per fare in modo che, come dire, i problemi si possano governare prima che nascono, no? Come diceva Massimo Troisi, li chiamiamo Ugo, quindi li gestiamo subito, lo chiamiamo e quello subito sta qui e lo possiamo, diciamo, educare oppure, insomma, possiamo risolvere il problema prima che diventi un'emergenza, evitando, come dire, di dover rincorrere situazioni critiche e invece poter essere, chiamiamo, proattivi, tempestivi nel dare un flusso di regolarità alle nostre attività. Questo è stato il nostro principale, ho sforato di ulteriori 3 minuti, scusatemi, chiudo qui, questo è quello che abbiamo fatto sostanzialmente nel 2021. Passo la parola a Silvio, che illustrerà in particolare, insomma, l'andamento quantitativo di questa. Un secondo, mi sentite? Un cenno se mi sentite bene. Sì, la sentiamo. Allora, buonasera innanzitutto, mi fa piacere, diciamo, partecipare a questo evento perché è un momento, diciamo, importante anche per noi per confrontarci con il resto di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Diciamo che già il responsabile del monitoraggio, il dottor Perrone, un po' ha delineato, diciamo così, tutto, diciamo, la strategia dell'istituto per far sì che le nostre procedure rivolte verso le nostre strutture periferiche, rivolte anche verso il mondo esterno, che sono, diciamo, oltre ai datori di lavoro, i consulenti, i patronati, eccetera, quindi fornire dei servizi sempre più efficienti, in modo che possano anche lavorare da casa o dal proprio, diciamo così, dalla propria azienda. Quindi c'è stato, diciamo, negli ultimi anni un grosso, diciamo così, incremento, anche un po' di incremento della spesa ICT,
proprio per migliorare questi servizi e dall'altra parte anche, come dire, sopperire ai pensionamenti, perché purtroppo dobbiamo constatare, è un problema generalizzato per tutta la pubblica amministrazione, che c'è stato è un mancato turnover. Fatto questo tipo di presupposto, diciamo così, il mio ruolo è da anni che svolgo, sono il direttore dell'esecuzione dei contratti, quindi il DEC del contratto di monitoraggio, perché come diceva dottor Perrone, da 10 anni noi ci avvaliamo di questo tipo del monitore che ci accompagna un po' in tutte queste nostre attività, che sono attività, come dire, complesse, perché complessa è la struttura, perché come avete sentito sono tanti gli uffici, ci sono i processi, ci sono tante figure che proprio con l'implementazione dei processi lavorativi abbiamo, diciamo così, previsto nel nostro schema lavorativo. Venendo poi ai numeri, dietro ai numeri poi vi vorrò col tempo compatibile, diciamo, raccontare in maniera sintetica l'esperienza nostra. Questa è una slide dove mi fermerò parecchio, perché dietro questa slide c'è un po' un mondo, c'è il mondo lavorativo della DCD. Qui abbiamo fatto, diciamo così, rapidamente un confronto tra i contratti dal 2016 al 2021 per avere un trend, e abbiamo visto che c'è un aumento di circa intorno al 20% del numero di contratti, e li abbiamo spacchettati in 3 sottocategorie. Queste che volevo un attimino dettagliare un po' di più, perché ci servono proprio per vedere come noi abbiamo interpretato la circolare iniziale Agit del 2016 e a cascata quella di quest'anno, diciamo così. Quando vedete nel primo, diciamo, box 10 Agit, è un numero che magari a voi dice poco, ve lo posso, diciamo, dettagliare in tal senso che sono tutti i 10 contratti che sono rientrati nella circolare Agit del 2016. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, diciamo, oltre, diciamo così, alle varie attività connesse proprio all'avanzamento dell'attività e del monitoraggio, abbiamo prodotto 2 output, perché così prevedeva la circolare. Gli output sono i rapporti di avanzamento contrattuale e gli indicatori di monitoraggio. Quindi queste sono le due attività che nell'ultima slide, poi magari ci fermeremo un attimo per raccontarvi un po' l'esperienza, diciamo così, della DCOD e personale su questo tema. Però ci siamo accorti già dal 2016, proprio perché venivamo già da un'esperienza di qualche anno precedente, che monitorare in maniera veramente puntuale, forse in maniera anche pignola, i 10 contratti, era una condizione, diciamo così, necessaria, ma non sufficiente per avere un quadro, diciamo così, complessivo di performance sull'intero portafoglio dei contratti. Quindi la direzione, diciamo così, il management della direzione hanno deciso di implementare questi contratti. Abbiamo aggiunto altri 20 contratti negli anni 2016-2017, che proprio alla stessa strega del monitoraggio condotto su quelli dell'Agit, e mi spiego meglio. Noi su questi 20 contratti abbiamo fatto lo stesso tipo di attività, abbiamo fatto i SAL, abbiamo seguito i progetti, gli avanzamenti del progetto, e l'unica diversità è il flusso da INAIL verso Agit e viceversa, che logicamente Agit non li conosceva, non li poteva, e non c'è stata questa relazione bilaterale. Però noi all'interno della nostra BIM, perché noi, per quanto riguarda tutto il mondo dei contratti, in particolare questi qua di grossa rilevanza e quelli monitorati, abbiamo una BIM dove noi registriamo, diciamo così, i fatti quotidiani. Per fatti quotidiani intendo dire che registriamo tutti gli eventi significativi, partendo dai SAL, dai verbali dei SAL, dai punti, diciamo così, dei punti critici, li riportiamo sulla BIM, in modo che abbiamo una tracciatura dell'intera filiera di tutti i fatti significativi che il contratto, diciamo così, ha affrontato nella sua durata, e quindi ricostruire un po' la storia.
E ultimo, ma non da ultimo, l'accennava anche Perrone, abbiamo comunque una miriade di contratti, proprio fermandoci al primo blocco e poi magari al primo blocco diciamo abbiamo 70 contratti, questi sono tutti contratti diciamo così di minore importo, ma non di minore importanza, perché anche questi contribuiscono poi alla spesa complessiva, perché i due blocchi precedenti fanno intorno al 70-75% della spesa. C'è un 25% che rimarrebbe fuori, sono questi 70. E allora anche questi seguono un flusso strutturale. Che cosa intendo dire? Che innanzitutto il progetto sia di un contratto di grossa rilevanza, sia di un contratto di questi 70, viene caricato sul sistema, perché voi potete immaginare che tutti questi contratti così complessi di valori economici che vanno da 3-4 mila euro a 30, 40, 50 milioni di euro vanno gestiti anche in maniera diversa, però vanno gestiti nella loro interezza, diciamo così. Volendo fare un passaggio veloce dal 2016 al 2021 voglio far constatare questo tipo di implementazione, i contratti agi sono diventati 15, quelli di 45, e questo significa l'attenzione è sempre più rivolta, diciamo così, a tutto ciò che è il mondo anche progettuale, perché se non si controllano i progetti e logicamente ne risente poi il consumo del contratto. Quindi che cosa abbiamo fatto, diciamo così, che proprio come organizzazione del lavoro è previsto, diciamo, tutta una filiera di figure professionali che partono nel momento in cui noi andiamo a raccogliere le esigenze, visto che adesso siamo, diciamo, a ottobre, noi da settembre, più o meno dal 1 settembre al 15 dicembre, raccogliamo le esigenze per l'anno successivo, diciamo, andiamo dai nostri interlocutori, che sono principalmente le nostre direzioni centrali, che raccolgono i feedback dalle unità periferiche, e quindi raccogliamo tutte queste esigenze. Queste esigenze, diciamo così, nel periodo fine anno, l'inizio dell'anno prossimo, come gli altri anni, questo è ormai entrato nel nostro quotidiano dal 2016, questo tipo di approccio, che queste esigenze diventano iniziative progettuali. E iniziative progettuali che qui un altro vantaggio che abbiamo ottenuto negli ultimi due anni, passando da un vecchio sistema gestionale, perché come dicevo non si può gestire, ci vuole un sistema ad hoc per gestire tutta questa mole eccessiva di dati così rilevanti. Quindi abbiamo avuto, dicevo, l'accortezza, la strategia di posizionare sia i contratti sia i progetti sullo stesso sistema. È un sistema di si chiama ServiceNow, e questo per noi è stato, diciamo, un po', come dire, un ulteriore passettino in avanti verso quel tipo di miglioramento che si accennava, perché avere tutto su un'unica piattaforma, da una parte il progetto e da una parte il contratto, significa che nei momenti cruciali, per momenti cruciali intendo dire noi facciamo dei SAL trimestrali se in assenza di, come dire, di criticità. Quindi facciamo un SAL trimestrale dove è un SAL completo sia come SAL, come lavori, quindi l'avanzamento progettuale, ma è anche un SAC contemporaneamente, perché andiamo a verificare anche i consumi per le singole linee di servizio che il contratto prevede. Quindi, come dire, sotto un occhio, diciamo, su questa piattaforma abbiamo questa doppia visione, e questo per noi è stato, diciamo così, abbiamo sperimentato che è stato un passaggio cruciale, gestire, diciamo, i progetti con l'ottica del project management, perché è proprio partendo dal basso, lavorando sui progetti, quindi rispettando, facendo la pianificazione, perché poi si fa un piano, diciamo così, si pianificano tutte le risorse che si intendono impegnare nell'anno, e quindi si ha una visione anche della spesa, che come evolve, come cresce, diciamo così, la realizzazione, come si realizzano i progetti, come vengono rilasciati e come i contratti vanno a consumare poi questo tipo di il contratto stesso, insomma. Quindi, e poi, non da ultimo, in pratica
ci siamo un pochino anche, come dire, proprio per tenere sotto controllo, poche regole ma applicate, diciamo, questo è il motto che ci ha seguito, nel senso che nessuna fornitura, anche nel momento in cui, diciamo, ha avuto il verbale di conformità, può essere, diciamo, posta in pagamento se non c'è stato prima un'autorizzazione al pagamento da parte del gruppo del contratto. Quindi il gruppo del contratto va proprio sul sistema e genera un file che poi diventa un PDF che viene mandato, diciamo così, viene mandato poi al datore di lavoro tramite il RUP, esce, diciamo così, questa autorizzazione via PEC che va al RUP, che autorizza il fornitore di riferimento a emettere fattura. Quindi questo è. E poi comunque, diciamo, questo doppio binario, ci tengo a precisare un po' questo doppio binario, progetto-contratto, ci aiuta tantissimo anche nella verifica. Noi siamo un pochino, come dire, possiamo sfruttare anche altri sistemi che ci consentono di gestire al meglio anche gli slack contrattuali, perché uno dei punti, diciamo così, per noi molto impegnativi sono la verifica dei livelli di servizio, come si accennava poc'anzi, perché abbiamo contratti di 30, 40, 50 milioni che prevedono anche 20, 30 indicatori, e monitorare quegli indicatori e quegli SLA senza l'ausilio di uno strumento, e noi abbiamo la fortuna di avere proprio un sistema che si chiama la Service Control Room, che ci produce una reportistica periodica proprio sulla verifica di questi SLA. Certamente con questo non voglio dire che il sistema si sostituisce alle persone, questo sicuramente no, non può essere così, perché non tutti gli indicatori possono essere rilevati in maniera automatica, però già che lo zoccolo duro, diciamo, quelli più importanti, quelli possibili, vengono forniti, diciamo, al RUP, al monitore di riferimento e all'ufficio primo. Io faccio parte dell'ufficio primo, quindi sono un po' l'interfaccia verso tutti i colleghi RUP e tech dei contratti, che ci danno, diciamo così, una grossa mano poi in queste verifiche. Poi abbiamo anche gli indicatori di monitoraggio, perché, come dicevo, noi abbiamo avuto la prontezza di aderire subito alla circolare, quindi si verificano anche man mano tutti i target, le misure, i target più di avanzamento di questi indicatori che abbiamo condiviso a suo tempo. Io passerei adesso all'altra slide, questa è quella che mi occupava più tempo, perché era quella più complessa, perché c'è tutta una serie di attività. Un secondo. Allora, questa va bene, diciamo, prima l'ha annunciata un pochino, voglio ritornare soltanto su un aspetto per essere precisi. Questi sono, diciamo, i 15 contratti che si accennava poc'anzi, che noi abbiamo esposto sul portale, quindi c'è un impegno, diciamo così, da parte dell'INAIL di presentarsi all'AGIT e anche alle altre amministrazioni di tenere in considerazione, diciamo, anche questi contratti, che alcuni sono anche di tipo trasversale, perché prendiamo per dire il contratto di conduzione, che adesso non vedo dove sia, il numero 8 di conduzione infrastrutturale, è un contratto particolarmente attenzionato. Diciamo, l'AGIT stessa ha comunicato a noi il 13 di settembre una comunicazione che per esigenze di servizio proprio, per la propria missione con cui ha, sta facendo, diciamo così, non dei controlli ispettivi, proprio sta tenendo conto, diciamo così, di questo contratto, perché è un contratto talmente importante che riguarda un po' tutte le pubbliche amministrazioni, quindi sicuramente si presta, come dire, a essere omogeneizzato anche nei tipi di comportamenti. L'ultima informazione che voglio dare su questo, proprio perché non ci atteniamo in maniera scrupolosa a quello che dice la norma, il RUP del contratto numero 13, sviluppo gestione software, che, come vedete, come valore, l'ultima colonna a destra, ha un valore di 4 milioni, che, diciamo, in teoria sarebbe sotto soglia,
però diciamo veramente non andiamo a guardare il pelo nell'uovo, passatemi il termine, guardiamo un po' la sostanza. Se il contratto comunque per noi è importante, è strategico, perché comunque è un contratto Microsoft e noi abbiamo anche altri contratti, tipo quello precedente a questo, e che comunque ci dà lo stimolo per, come dire, per tenerlo, diciamo, sotto controllo, in modo da avere sempre risultati migliori, da cercare di portare a casa dei risultati sempre, sempre migliori. Diciamo. Su questa, diciamo, non c'è molto da aggiungere. L'unica cosa che possiamo aggiungere, noi stiamo lavorando, volevo dire ad Agit in particolare, sui primi dei contratti che di fatto hanno una data fine luglio, perché sono tutti i contratti che sono conclusi entro l'estate e noi già abbiamo i nuovi contratti che sono partiti, diciamo, da agosto e settembre e li stiamo facendo lo screening di tutti questi contratti che sono stati rinnovati. Facendo lo screening faremo anche un nuovo piano di monitoraggio e pensiamo di inviarlo entro l'anno. Questo è un po', diciamo così, i tempi che ci siamo prefissati. Vado avanti. Questa è una slide veloce, veloce perché in pratica già è stata parzialmente accennata. È una vista, un cluster più che altro di come che di quello che è il portafoglio dei contratti della DCD, dove il maggior numero di contratti allo stato attuale sono quelli delle licenze che non a caso è un altro cluster, diciamo così, particolarmente attenzionato anche da noi, perché ci stiamo lavorando sopra e pensiamo anche qui di poter portare a casa qualche ulteriore miglioramento. L'ultimo perché il tempo vedo che corre. Ah, vabbè, questa è sempre una vista, sempre la stessa, diciamo, una vista più che altro a livello di valore contrattuale. Diciamo, non mi sorprende, diciamo, non deve sorprendere più che altro, che al primo posto ci sia lo sviluppo del software, perché, ripeto, l'istituto, essendo, diciamo così, a carattere nazionale, comunque anche, come dire, strategico, perché vuole posizionarsi sempre, diciamo così, anche su nuove piattaforme, vuole sviluppare sempre servizi più rivolti verso i cittadini, quindi lavorare più anche con i servizi online, e quindi non ci sorprende che la spesa principale la sosteniamo per lo sviluppo del software. Ultima slide, che è l'esperienza, diciamo così, oddio. Avanti. Questo è un focus proprio sugli indicatori di monitoraggio. Qui ovvero che ci sono anche delle persone agili, tutte delle persone agili che lavorano, tipo Andrea Susa, Maria Teresa De Santis, con cui ci siamo interfacciati già a partire con Andrea, già a partire dai primi mesi del 2017, perché ricordiamo che la circolare è di dicembre 2016. A fine gennaio del 2017 l'INAIL aveva comunicato ad Agid, il responsabile del monitoraggio, che l'elenco dei contratti, quei famosi 10-11 contratti che abbiamo visto poc'anzi. Quindi è stata fatta un'identificazione dei contratti da mettere sotto osservazione di Agid, però prima di interfacciarci con Agid noi abbiamo cercato di, come dire, di tirare fuori dal nostro interno tutte le nostre, mettere, diciamo così, in sinergia, sia tutte le, più che altro le persone che impattano sul contatto. Le persone intendo dire il DEC, il RUP, il monitore, l'ufficio primo, che sono, diciamo, i principali, diciamo così, attori che lavorano un po' sul mondo dei contratti. Quindi ci siamo studiati un po' il contratto e abbiamo visto quali erano gli obiettivi di ciascun contratto. E a fronte diciamo, di questi obiettivi siamo andati a veramente, diciamo, la scelta l'ha fatta prevalentemente, noi l'abbiamo supportata, diciamo così, la scelta l'ha fatta principalmente il capo, il DEC del contratto e il RUP nel selezionare i progetti significativi che potevano, come dire, essere intercettati come progetti su cui calcolare poi gli indicatori, perché sulla base di, come dire, della normativa, gli indicatori erano di tipologie, di performance, risultato ed impatto,
e noi dovevamo trovare comunque dei progetti, come dire, significativi, un progetto strategico, non un progetto qualunque, diciamo un progetto che avesse pure un, come dire, un valore economico abbastanza, diciamo così, sostanzioso per far sì che esprimesse, anche, diciamo così, anche se parzialmente, un po' qual è l'andamento del contratto, e quindi questa attività è stata fatta, diciamo così, per parecchio, per tutti quei contratti vecchi che facevano parte del vecchio piano, che comunque abbiamo avuto anche, ringrazio ora per allora l'Agit, comunque abbiamo avuto anche l'apporto loro, li abbiamo convocati, erano tempi non di pandemia, ci siamo visti in sede per alcuni incontri, abbiamo condiviso proprio questi indicatori e abbiamo poi noi abbiamo continuato a fare un monitoraggio e una misurazione che abbiamo così raccolto. Vedo che il tempo è quasi scaduto. Un'ultimissima cosa, proprio in virtù di questa esperienza, volevo segnalare soltanto due capisaldi. A noi personalmente, a me personalmente, diciamo così, ha fatto piacere, nello stesso tempo trovo corretto due capisaldi. Uno è quello dove si dice che il servizio di monitoraggio l'amministrazione lo fa per se stesso, non lo fa per Agid, e questo lo sposo in pieno. E l'altro è quella di lavorare veramente con l'ottica del project management, perché tutti i progetti pianificare la prima fase di pianificazione e la fase di controllo sono due momenti proprio topici. Pianificare, e quindi in termini di tempi, di costi progettuali, poi ci può essere pure il progetto che abortisce, che magari non raggiunge i risultati sperati, però complessivamente, diciamo così, poi il mondo, diciamo così, progettuale porta a casa tramite i contratti i risultati che magari l'ente si aspetta, si dovrebbe aspettare. Io per adesso ritengo finita la mia relazione, e se poi ci sono domande sono disponibile. Grazie. Allora, grazie al dottor Perrone, al dottor Giuppone. Allora, vi dico che ci sono delle domande sulle vostre relazioni che ho raccolto, e però risponderemo dopo l'intervento della dottoressa Girolamo, che sarà subito dopo la nostra pausa, che facciamo adesso per 10 minuti, quindi ci ritroviamo qui alle 15:42 con l'intervento appunto di Aurora Girolamo, che è dirigente responsabile del gruppo monitoraggio SIN. Dopo le 4 risponderemo alle domande, che abbiamo 20 minuti per rispondere alle domande che hanno fatto e che continueranno a fare in chat. A tra poco, allora, buon caffè. Caffè, riprendiamo con la dottoressa Aurora Girolamo, con cui abbiamo fatto le prove di audio e video, quindi si dovrebbe collegare. Aurora Girolamo, che è dirigente responsabile del gruppo di monitoraggio SIN SPA, di cui ci racconta l'esperienza a supporto di AGEA e del Ministero delle Politiche Agricole. Se la dottoressa Girolamo si collega, vi ricordo che potete continuare a fare le vostre domande in chat. Le sto raccogliendo perché da più o meno dopo le 16 abbiamo 20 minuti in cui gli esperti che avete sentito, i rappresentanti delle amministrazioni, risponderanno. Allora, vedo la dottoressa Aurora Girolamo, le lascio la parola per descrivere l'esperienza di SIN. Dovrebbe attivare il microfono, non la sentiamo. Non la sentiamo ancora. Provi a parlare. Non la sentiamo?
Abbiamo fatto le prove durante la pausa, naturalmente funzionava tutto. Allora, in alto a sinistra ha disattivato probabilmente non solo il microfono, ma anche l'audio. Ha disattivato l'altoparlante? Perché nel caso deve attivare sia l'altoparlante sia il microfono, perché continuiamo a non sentirla. Allora, in alto a sinistra ci sono sia l'icona del microfono sia l'icona dell'altoparlante. Se ha disattivato tutte e due, le deve riattivare, altrimenti una delle due. Allora, dice che è tutto attivo, ma noi la sentiremmo nel caso. Perché non la sentiamo? Continuiamo a non sentirla. Tutto Ecco, ok, adesso adesso sì, però la sentiamo, sì, la sentiamo un po' intermittente, non so se sta usando le mi sentite? No, cuffie sto o se parlando sta direttamente l'audio del... Ok, adesso la Benissimo, sentiamo, allora sì, procedo, mi la scuso sentiamo, per ora sì. l'interruzione. Allora, vi presenterò l'esperienza di monitoraggio dei contratti del Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Come primo elemento che volevo mostrare è una spiegazione di cos'è il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. È un sistema informatico di servizio piuttosto complesso a supporto di tutto il comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Esso è stato realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dall'AGEA, l'Agenzia per l'Innovazione in Agricoltura, ed è utilizzato da diversi enti e organismi del comparto. Qui trovate sia pubbliche amministrazioni centrali che locali, organismi pagatori regionali, centri di assistenza agricola in agricoltura, associazioni di categoria e ovviamente anche direttamente le singole imprese agricole. Volevo fare un focus sull'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che è l'ente per il quale noi svolgiamo le attività di monitoraggio, perché forse alcuni di voi non le conoscono. AGEA è l'ente che all'interno dello Stato membro italiano gestisce gli aiuti comunitari. Forse alcuni di voi sanno che l'Unione Europea, attraverso una programmazione pluriennale, stabilisce requisiti, vincoli e disponibilità finanziarie per i fondi e gli aiuti in agricoltura. All'interno di ciascuno Stato membro la normativa nazionale disciplina l'ente, l'agenzia, l'organismo che eroga, che gestisce questi fondi. In Italia l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura ha appunto questo ruolo, in particolare svolge due compiti diversi. In quanto l'Italia ha deciso di adottare un meccanismo anche decentrato, ovvero sia è possibile anche che ciascuna regione istituisca un proprio organismo pagatore. E quindi l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, da un lato, svolge un ruolo di coordinamento di tutti gli organismi pagatori. Dall'altro vigila affinché i regolamenti comunitari siano applicati ed attuati correttamente e gestisce tutti i rapporti con l'Unione Europea. Al contempo AGEA svolge il ruolo di organismo pagatore riconosciuto dello Stato italiano per 12 regioni che attualmente non hanno un proprio organismo pagatore, ma soprattutto gestisce a livello centralizzato una banca dati, un sistema di servizi
molto rilevante, che è il sistema integrato di gestione e controllo, fondamentale per il controllo degli aiuti. Quindi i servizi del SIAM quali sono? I servizi del SIAM sono molto complessi e articolati, in quanto comprendono non soltanto i servizi cosiddetti informatici, quindi di conduzione, manutenzione, sviluppo delle applicazioni software e di gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica a supporto, quindi il centro di elaborazione dati, ma gestiscono anche alcuni servizi molto specialistici e alcune banche dati molto particolari che riguardano il territorio, in particolare tutto il contesto agricolo. Parliamo di servizi ingegneristici agronomici svolti ovviamente da tecnici specializzati che attraverso l'utilizzo di aerofotogrammetria o da satellite o da aereo elaborano questi dati sia tramite algoritmi automatici o semiautomatici, sia tramite interpretazione a video e ne estraggono i tematismi territoriali delle colture agricole. Questi servizi tecnici agronomici riguardano anche verifiche in loco presso le aziende agricole, controlli di stabilimento, incontri con i produttori, quindi tutta una serie di servizi particolari. Di fatto quindi questo sistema è molto complesso, soprattutto perché accompagna tutto il procedimento amministrativo gestito dall'organismo pagatore AGEA e dall'organismo di coordinamento in tutta la cosiddetta campagna di pagamento, perché ogni anno i produttori agricoli, secondo scadenze definite dalla normativa comunitaria, devono presentare delle domande di aiuto o pagamento. Queste domande vanno elaborate informaticamente, vanno fatte dei controlli sia attraverso appunto l'aerofotogrammetria sia tramite controlli in loco, e alla fine è possibile procedere col pagamento degli aiuti. L'Unione Europea disciplina in maniera molto precisa questo procedimento, effettua dei controlli di audit e nel caso rilevi delle difformità applica anche delle rettifiche finanziarie. Quindi tutto il processo gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale è molto critico sia per l'entità degli aiuti erogati, sia per la numerosità dei processi coinvolti, sia per il fatto appunto che esistono precise scadenze e regolamenti comunitari che disciplinano anche gli aspetti tecnici del processo amministrativo che viene poi informatizzato. Quindi questo vi dà un'idea della complessità del sistema. Cosa facciamo noi come monitoraggio? Noi operiamo sia a supporto dell'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura sia del Ministero. Abbiamo avviato le attività nel 2010, in sintesi ho riportato le attività che abbiamo svolto. Ovviamente nel tempo ci siamo confrontati con Agid e abbiamo cercato via via di adeguare le attività sia alla normativa che è variata nel tempo, sia al mutato contesto, perché ovviamente i contratti si sono susseguiti. Questi contratti tipicamente sono su base triennale, quindi di fatto abbiamo visto nei 10 anni 3 trienni e diverse varianti contrattuali. Qui ho sintetizzato le attività svolte, ovviamente abbiamo prodotto i rapporti di monitoraggio previsti dalle varie circolari AGID, abbiamo svolto e messo a punto nel tempo delle analisi sistematiche di monitoraggio. Queste analisi vengono svolte tipicamente su base trimestrale e semestrale. Ovviamente queste analisi riguardano l'avanzamento delle attività, quindi i piani di lavoro, che come avete avuto modo di vedere nelle slide precedenti sono molto complessi perché prevedono moltissime attività, sia informatiche che non, strettamente interrelate e alcune scadenze dettate dalla normativa comunitaria. Abbiamo dei cruscotti di avanzamento dei consumi, quindi sull'avanzamento delle quantità e delle risorse economiche consumate.
facciamo un monitoraggio delle performance delle infrastrutture e della disponibilità dei siti e portali a disposizione degli utenti per l'erogazione dei servizi. Facciamo sistematicamente un assessment delle applicazioni in termini di livello di utilizzo, quindi di numero di utenti, di numero di accessi, di correttezza della configurazione e così via. Sulle applicazioni abbiamo messo a punto anche un sistema di analisi della qualità del software e così via. Adesso non enumererò tutte le analisi perché sarebbe troppo lungo. Il focus della presentazione, cerco di essere sintetica, sono soprattutto gli indicatori di monitoraggio. Quindi volevo presentare qui alcuni esempi degli indicatori che noi abbiamo messo a punto con Agid. La prima difficoltà che abbiamo rilevato è stata quella di trovare degli indicatori che fossero quanto più possibili correlati agli obiettivi del contratto, ma soprattutto agli obiettivi dell'amministrazione, e quindi abbiamo messo a punto degli indicatori di business, tanto che fossero misurabili e verificabili tramite evidenze, e poi soprattutto che potessero essere misurati, come dire, controllati periodicamente, riesaminati a fine di individuare delle eventuali fuorisoglia e possibili, ovvero possibili punti di attenzione ed eventuali eventuali azioni correttive. Allora, tutti gli indicatori che vi presento, io ho presentato dei bruscotti di indicatori, sono esemplificativi, non sono dati reali, ma sono degli esempi numerici, semplicemente per farvi capire la tipologia di indicatore. Allora, come esempio, per esempio di indicatore di business che noi abbiamo sotto controllo, ovviamente, dato che l'obiettivo primario di AGEA è quello di pagare correttamente gli aiuti nei tempi prestabiliti, è un prescotto che evidenzia negli anni, per le diverse campagne di pagamento, gli importi erogati nelle diverse fasi della campagna e il numero di beneficiari coinvolti. Un altro indicatore di business che abbiamo individuato è connesso al fatto che AGEA, attraverso un accordo di cooperazione con INPS, ha la possibilità di recuperare, di compensare gli aiuti che dovrebbe erogare con i contributi previdenziali dovuti dal beneficiario. E conseguentemente c'è proprio un interscambio con INPS per fare in maniera che via via che vengono consolidati gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari, da questi vengano, come dire, compensati, scalati gli eventuali contributi previdenziali dovuti. E questo, diciamo, è un enorme vantaggio ovviamente per tutto il sistema paese. Ovviamente abbiamo messo a punto, proprio perché le campagne di pagamento, cioè tutto il ciclo di presentazione delle domande, di istruttoria, di controllo e di erogazione di pagamenti è molto complesso, abbiamo messo a punto un cruscotto che monitora lo stato delle singole attività del piano dei lavori. Quindi abbiamo un cruscotto sintetico che per ogni anno, per ogni campagna di erogazione degli aiuti, permette di verificare costantemente, questo viene aggiornato su base di mensile, quali attività sono state avviate, quali sono concluse, quali sono sospese e quali sono in corso ed anche ovviamente quali sono in ritardo. Un altro indicatore tecnico che abbiamo individuato e che utilizziamo costantemente è un cruscotto dei livelli di servizio. Come tutti i contratti informatici, anche i contratti per la gestione e lo sviluppo del SIAN al proprio interno disciplina dei livelli di servizio. Noi li abbiamo sintetizzati in un cruscotto unitario che per ogni trimestre mostra quanti livelli di servizio sono stati rilevati, quanti sono fuori soglia, quanti sono in soglia, quanti danno esito negativo.
Volevo poi, dato che mi sembra di capire che il tempo sta passando velocemente, volevo scorrere un altro indicatore, saltare alcune cose. Un punto molto rilevante che penso che sia un valore aggiunto delle attività che abbiamo svolto riguardano la sicurezza delle informazioni. Una delle caratteristiche degli organismi pagatori è il fatto che la normativa comunitaria prevede, a partire dal 2016, prevede la certificazione obbligatoria ai sensi della norma sulla sicurezza delle informazioni, la norma ISO 27001. Quindi anche AGEA si è certificata. Questa è una norma che disciplina tutti i controlli e le misure di sicurezza che devono essere attuate per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni. Conseguentemente, a supporto di AGEA, noi abbiamo individuato degli indicatori cosiddetti di sicurezza, gli indicatori di ISO 27001, che permettono, attraverso la raccolta di una serie di misure, proprio di vedere, di verificare, tipicamente su base anche qui trimestrale, semestrale, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza delle informazioni. Quindi, e questa è una particolarità, abbiamo messo a punto un processo di designazione, raccolta e esame periodico di tali indicatori. Produciamo semestralmente un report di riesame e monitoraggio periodico, svolgendo anche un controllo a campione sulle misure rilevate, ma soprattutto individuiamo con AGEA eventuali punti di attenzione ed eventuali azioni di miglioramento necessarie. Per sintetizzare, qui abbiamo riportato alcuni esempi degli indicatori di sicurezza che poi troverete nelle slide, che sostanzialmente riguardano vari aspetti proprio della sicurezza delle informazioni. Ad esempio è stato messo in atto un processo di sanzione delle vulnerabilità delle applicazioni che vengono passate in esercizio, e noi andiamo a rilevare che in funzione della criticità dell'applicazione, quindi in funzione del fatto che l'applicazione gestisce ad esempio o meno dati personali sensibili, ovvero se l'applicazione è posta su internet, andiamo a rilevare che il fatto che l'applicazione non abbia vulnerabilità rilevanti prima dell'avvio in esercizio. E nel caso in cui l'applicazione presenti delle vulnerabilità rilevanti, queste devono essere corrette prima che venga effettuato il passaggio in esercizio. E noi monitoriamo i report delle vulnerabilità applicative eventualmente rilevate. Un altro indicatore di sicurezza, per dire una cosa molto semplice che tutti possano comprendere, è la frequenza e il successo del backup, ad esempio. Abbiamo dei report prodotti dai tecnici, dai gruppi tecnici che gestiscono l'infrastruttura, con i quali vengono rilevati tutti i backup eseguiti secondo le policy di backup in vigore e l'esito di questi backup. Da tutti questi esiti noi andiamo a estrarre un indicatore sintetico che mostra la percentuale di backup eseguiti rispetto alle policy di sicurezza adottate, rispetto alle policy di backup adottate e l'esito di questi backup. Quindi andiamo a verificare se ad esempio ci sono problemi, malfunzionamenti di qualsiasi natura che impattino sul backup delle informazioni. Un altro indicatore di sicurezza rilevante è il fatto che ci sono dei dispositivi di sicurezza, adesso non entrerò nel merito, che vanno a protezione sia dell'hardware che delle applicazioni software esposte su internet, e noi andiamo a verificare la completezza degli asset messi sotto controllo attraverso questi dispositivi, in modo tale da avere la certezza che tutto il CIAN sia protetto da eventuali intrusioni dall'esterno. Un ultimo indicatore che volevo sottolineare è ovviamente la questione concernente la gestione degli accessi.
a parte diciamo adesso la questione del Covid che ovviamente ha modificato molto tutto l'aspetto, però andiamo a controllare che tutti gli utenti siano sottoposti a delle policy di accesso e di profilazione conformi alle politiche di sicurezza adottate da Atenea, proprio per evitare che possano come dire, essere utenti che magari sono abilitati o profilati per servizi di accesso rispetto a quanto previsto. Ecco, questo è in sintesi, io penso di aver finito, mi sembra di essere nei tempi, spero che mi abbiate sentito. Grazie mille, è stata una comunicazione abbastanza disturbata come da una diciamo distorsione nel suo microfono che si evidenziava con la pronuncia delle S e delle Z, quindi c'è stato questo disturbo che non avevamo avuto nel momento appunto della prova tecnica. E adesso, se sono ancora in linea, io inviterei i due referenti di INAIL a collegarsi nuovamente, in particolare il dottor Perrone, a cui pongo queste tre domande che vede evidenziate nella chat dei relatori, che le sono state fatte direttamente. Le anticipo che poi ci sono altre due domande che sono invece sono state fatte durante la comunicazione del dottor Giuppone che evidenzierò di seguito. Quindi, se vuole rispondere, la prima è di Massimo Troiani che chiede: esiste un problema circolare? Chi monitorizza il contratto del servizio di monitoraggio? Allora, francamente non ho capito la domanda, nel senso che tolto il problema chiaramente della butade che è tipica di chi controlla il controllore, qualunque livello sarebbe circolare, o si spiega meglio il collega e volentieri rispondiamo, oppure posso dire che come tutti i contratti sta all'interno delle attività di controllo a cui sono soggetti tutti gli atti dal punto di vista amministrativo, contabile, insomma immagino siamo tutti amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda INAIL, specifico che essendo un'amministrazione, un ente pubblico non economico, diciamo il controllo viene effettuato anche dal Collegio dei Sindaci, che è un organo formato da insomma dirigenti del Ministero del Lavoro e del Ministero del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze. No, immagino da come scritta la domanda dovreste dire qualcosa di diverso. Aspettiamo un chiarimento sulla domanda. Tra monitorati e controllati che differenza c'è? Tra monitorati e controllati, diciamo così, io prenderei come differenza quello che la circolare numero 1 del 2021 ha chiaramente specificato, non so come dire. Ci sono una serie di adempimenti più pregnanti che vengono svolti nei confronti dei contratti cosiddetti particolarmente significativi, che quindi hanno obbligo di reportistica, obbligo di pubblicazione sul portale e quant'altro, no? Quindi quelli li chiamiamo monitorati. Però come ho provato a raccontare e come abbiamo condiviso con Agida anche in altre occasioni di confronto formale o meno formale, diciamo così, quel principio legato al fatto che diciamo così, l'obiettivo finale, chiamiamolo, del monitoraggio barra controllo è a vantaggio delle amministrazioni, no? Quindi è una cosa che deve essere messa a disposizione, diciamo così, di tutti, degli uffici, delle direzioni, delle amministrazioni che gestiscono quei contratti. Quindi, come ho provato a dire prima, abbiamo cercato, pur conservando le forme diverse, no, normativamente previste, però di implementare tutto all'interno di un servizio che si avvale di alcune professionalità contrattualizzate e che ci forniscono una quantità di informazioni, diciamo così, che evidenziano una serie di indicatori legati e all'andamento fattuale, se posso dire così, dei progetti, cioè cosa si è realizzato di quelle attività. Diciamo, vedete, a monte noi abbiamo una serie di contratti, no, almeno per quelli grandi, che sono contratti trasversali,
si alimentano più progetti, conseguentemente, diciamo così, tenere sotto controllo l'andamento dei progetti si incrocia su un piano diverso, ma è strettamente incrociato con l'andamento dei contatti. Questo è dal punto di vista fattuale, cioè la effettiva realizzazione delle attività che sono oggetto dei progetti, e dall'altra parte l'andamento, il consumo, se posso dire così, dei contratti, intesi anche come consumo delle risorse, no, finanziarie che lo alimentano. Per chiarire un ultimo aspetto che ho provato a dire prima, diciamo così, un controllo ex post, ma in questo caso dico controllo nel senso un po' generale, cioè controllo e monitoraggio. Il monitoraggio espone soprattutto un significato anche anche chiamiamolo così, per la collettività, no? di quelle attività progettuali. Cioè, voglio dire, se ho progettato di mettere in produzione una nuova modalità di rapporto con l'utenza, che si avvale, non so, adesso di un'app piuttosto, diciamo così, che dei vecchi canali cartacei, insomma, permette di estremizzare, chiaro che lì c'è una significatività particolare, quindi esposto tutto ciò che Agile da anni ha, diciamo così, chiesto come controllo, ha chiesto come modo per rendere alla collettività informazione di ciò che conta, di ciò che noi facciamo come amministrazione. Però tutto questo vale in maniera così esponenziale per quelli grandi, no? Per i progetti grandi. Per un progetto grande ce ne saranno altri 10, mettiamola così, che hanno una valenza intermedia, una valenza minore, che però sono significativi altrettanto, perché vanno misurati, perché altrimenti, come le pietre che fanno parte dell'arco, pietre portanti, l'arco cade, e poi magari pesavano poco, però cadono tutte le tonnellate dell'arco, per scusare l'esempio per tutti. Ok, quindi questa era la differenza, quindi abbiamo cercato di avere poi questi indicatori che ci permettano di sapere per tempo, prima che succedano i problemi, come stanno andando i progetti analiticamente rilevati, quindi tutti, e come sta andando il consumo dei contratti, quindi come sta andando la spesa, perché le due cose possono produrre effetti negativi, perversi, diversi, ma impattano tutte e due anche sull'andamento fattuale. Il terzo, poi ho visto c'è una risposta, un chiarimento da parte di Massimo Troiani. Valeria, a agosto, di quali elementi si è tenuto conto per definire la durata del contratto di monitoraggio in 36 mesi? Domanda un po', non saprei forse rispondere, diciamo così, noi seguiamo, come dire, questa triennalità, seguiamo questo ritmo triennale da almeno tre tornate, no? Da tre anni. Perché ci è sembrato, diciamo, d'altra parte ha una logica, se io penso che normalmente i nostri contratti, i nostri di INA, di BCD, sono contratti prevalentemente triennali, specialmente quelli esposti a una grande rilevanza. Quindi cercando di trovare una coerenza, ci sembrava, diciamo, una durata inferiore problematica, non so come dire, no? Avrebbe richiesto l'avvicendarsi di più fornitori nella vita di dei singoli contratti, già così non è sempre semplice, no? Perché le scadenze non seguono una loro coerenza di principio, vanno come vanno i giorni del calendario in cui si aggiudicano le gare. Spero di avere risposto a questa domanda qui. Quindi la chiarisco, una durata inferiore ci sarebbe sembrata poco significativa rispetto ai nostri contratti, una maggiore avrebbe offerto al fornitore, all'aggiudicatario, una rendita che ci è sembrata eccessiva in termini di terzietà, no? Perché poi, come dire, il terzo
in quanto garante deve essere soggetto anche a rischio di andare a casa. Allora, ho perso di vista, no, non devo rispondere ad altro, no? Bastava così, Massimo Troiani aveva, mi pare, di messo un chiarimento, forse no, non lo trovo più. Passo la parola a Giuseppe, se è vero. Massimo Troiani aveva specificato meglio la domanda che lei non aveva, non era riuscito a interpretare, quindi se ha risposto, sì. Passiamo al dottor Giuppone. Sì, me l'avevo vista, però adesso non la vedo più la diciamo così, l'integrazione che aveva messo Massimo Troiani. E questa è nell'appalto dei servizi di monitoraggio, quali requisiti vengono previsti per garantire la terzietà effettiva? Ah, ok, sì, scusatemi, avevo detto male. Allora, la terzietà effettiva, esistono i requisiti diciamo, quelli che peraltro ha previsto anche Agid, no? Tanto per capirci, cioè in buona sostanza il soggetto che fa da monitore non può essere un nostro fornitore di contratti tecnologici, in buona sostanza. Poi magari l'ho detta veloce, l'ho detta in maniera non strettamente tecnica, però quello è il requisito. Se io prendo un fornitore che mi sta costruendo tecnologia, lo metto a controllare, dirà che l'acqua sua è sicuramente fresca, insomma, no? Mentre se metto uno che non è fornitore, diciamo, cercherà di essere più obiettivo. Questo in estrema sintesi la terzietà. I criteri sono quelli che sono stati formalizzati anche da Agid in passato. Ok, grazie. Allora, ci sono le altre due domande per il dottor Giuppone, sempre Valeria Agus, che le chiede: i 10 Agid sono quindi quelli oggetto di attenzione da parte di Agid? Quindi i 10 contratti, rispondo positivamente, ma con questo tipo di accortezza, però i 10 erano riferiti alla circolare 4 del 2016, che invece con la circolare 1 del 2021 sono diventati i 15 che abbiamo visto in quella lista di contratti pubblicati sul sito della trasparenza del portale dell'INAIL. Sì, positivamente. Ok, va bene. Quindi poi invece abbiamo Giacomo Manunza che le chiede: il software utilizzato per la BIM di INAIL sarebbe disponibile per il... Allora, il software che utilizziamo si chiama Sfera ed è un prodotto offerto a titolo gratuito dal raggruppamento di impresa che ha partecipato a cui è stato assegnato l'ottavo di contratto, quindi è di proprietà della componente dell'LT del contratto, quindi non è dell'INAIL. Non essendo dell'INAIL, quindi non è... No, non si può fare su questo software, no. Infatti noi come INAIL, qualora diciamo così il vincitore il fornitore a cui verrà attribuito il nuovo contratto non fosse uno del raggruppamento, diciamo questo tipo di software non lo abbiamo più a disposizione, ma poi potremmo comunque non averlo comunque più a disposizione perché è stato offerto nel precedente contratto, quindi adesso stiamo aspettando il nuovo contratto appena Concept, diciamo così, formalizzare tutti gli adempimenti. Ok, allora, grazie mille, io vi ringrazio molto. Per la dottoressa Girolamo non sono arrivate delle domande, qui ho un dubbio, non so se lei è stata penalizzata dall'audio della comunicazione o dal fatto che comunque, come è stato dimostrato anche nei webinar precedenti, sugli indicatori arrivano comunque poche domande, perché credo che l'esperienza delle amministrazioni sia ancora abbastanza arretrata su questo argomento, quindi non le saprei dire quale di queste due motivazioni ha prevalso.
però i nostri utenti sanno che comunque con noi hanno un canale aperto ed eventualmente se dovessero poi diciamo avere dei dubbi eccetera eccetera, noi facciamo sempre riferimento ai nostri esperti, alle nostre amministrazioni di riferimento, quindi Prego. La ringrazio moltissimo. A questo punto io lascerei la parola ad Andrea Susa per diciamo dei commenti finali rispetto alle comunicazioni delle amministrazioni e poi ci lasciamo con i saluti e l'arrivederci ai prossimi webinar. Prego Andrea, se ci sei. Allora, intanto allora, buon pomeriggio a tutti. La webcam e i microfoni. Ringrazio i relatori che mi hanno anticipato praticamente, in modo particolare il dottor Perrone e la dottoressa Girolamo, e ovviamente con Silvio c'è un rapporto di vecchia data. Allora, volevo un attimo soffermarmi su due delle, diciamo così, delle osservazioni che sono nate all'interno delle varie dei vari talk che hanno fatto i relatori. In modo particolare quella su, per quanto riguarda l'INAIL, che insisteva moltissimo sul fatto che il project management ha supportato non soltanto il monitoraggio, ma proprio la gestione dei contratti. In un certo senso, su questo noi abbiamo insistito tantissimo, abbiamo fatto anche vedere come il monitoraggio non è nient'altro che un modo per approcciarsi alla gestione dei contratti in termini progettuali. Quindi su questo è una cosa su quale noi spingiamo moltissimo anche attraverso non soltanto questi tipi di webinar, ma anche tutta una serie di altre attività che magari potranno essere fatte sul prossimo anno. E un'altra piccola osservazione sul quale volevo insistere è sugli indicatori di monitoraggio. Allora, il SIAN, per quanto riguarda praticamente la GEA, è intanto una banca dati di interesse nazionale, la cui importanza per il sistema paese ve l'ha già ampiamente illustrata la dottoressa Girolamo, è fondamentale, cioè il pagamento di circa 3,5 miliardi di erogazioni in agricoltura vuole dire mandare avanti completamente il nostro sistema paese per quanto riguarda l'agricoltura. Il monitoraggio del SIAN è un monitoraggio molto complesso. Se vi ricordate, avevamo insistito tanto che il monitoraggio è a supporto dell'amministrazione del RUP e del DEC. Quindi gli indicatori che voi avete visto prima sono a supporto in modo particolare non soltanto del RUP e del DEC, ma anche e soprattutto dell'amministrazione per verificare il raggiungimento di quelli che sono gli indicatori business, cioè gli obiettivi che si sono dati. I vari cruscotti che sono stati creati servono esattamente all'amministrazione a verificare che stanno raggiungendo gli obiettivi che si sono dati. Quindi è importante, ripeto, quel collegamento che si diceva prima tra gli obiettivi strategici, ovviamente del sistema paese, sulla digitalizzazione, ma anche gli obiettivi propri delle amministrazioni. Un altro piccolo commento che vorrei fare, e poi per fortuna è rimasta la slide, sono gli indicatori sulla sicurezza. Sapete, è di stamattina, anzi di ieri, la notizia del famoso data breach alla SIAE, ma è importante mantenere sempre il polso sulla situazione, definire gli indicatori, cosiddetti anche tecnici, ma definire gli indicatori sulla sicurezza potrebbe essere importante per le amministrazioni, non solo per le grandi amministrazioni, ma anche per le piccole, perché ovviamente SIAE, Regione Lazio, per quanto riguardava il vecchio data breach e così via, fa notizia, ma ci sono tantissime situazioni che rendono praticamente le amministrazioni medio-piccole soggetti molto facili, e quindi magari definire un framework di indicatori che almeno generici sulla sicurezza possono essere sicuramente un ottimo punto di partenza. Chiudo praticamente con la risposta praticamente a prima, per quanto riguarda praticamente la terzietà del monitoraggio. Ora, era una domanda, adesso non mi ricordo di chi l'aveva fatta. Comunque, la circolare definisce, per quanto riguarda i contratti di monitoraggio, uno schema praticamente che individua quali sono i criteri per poter partecipare alle gare di monitoraggio, e questi devono essere inseriti nei bandi di gara.
Quali sono praticamente queste regole? Beh, la prima è che questi fornitori di servizi di monitoraggio non possono essere in generale fornitori di servizi IT. Infatti, praticamente si richiede anche dal punto di vista del fatturato tutta una serie di requisiti per cui loro non possono essere non possono vendere servizi ICT oltre il 30% del fatturato annuale. Quindi già questo praticamente limita notevolmente la platea e serve proprio a evitare che praticamente cioè il monitore si possa praticamente, gestendo questo tipo di attività, diciamo così, utilizzare la sua posizione per accedere a una serie di informazioni dei propri competitor. Quindi questa è la prima cosa. Altra cosa, non va sotto monitoraggio, ovviamente un contratto di monitoraggio, per il semplice fatto che non raggiungerà mai, diciamo così, soglie altissime ed è un contratto essenzialmente di supporto alle amministrazioni. Quindi difficilmente intanto arriverà a una di quelle soglie, molto probabilmente supporterà l'amministrazione anche in una riorganizzazione. Vi faccio degli esempi. Nei contratti praticamente che sono stati fatti in passato sul monitoraggio, proprio il supporto alle amministrazioni per definire delle procedure di gestione contratti, definire un framework di project management sempre all'interno. Quindi il contratto di monitoraggio di solito ha come, diciamo così, platea le amministrazioni non soltanto per gestire il monitoraggio, ma anche per supportarle a creare praticamente una serie di processi che le permettano poi di gestire in modo più semplicemente le attività non soltanto di RUP e DEC, ma proprio di monitoraggio. Infatti una cosa sul quale ha insistito molto il dottor Perrone, se ci avete fatto caso prima, è proprio quello, cioè si sono dotati di procedure, di processi, che poi l'INAIL ovviamente per la propria storia, per la propria, diciamo così, importanza anche dal punto di vista come istituto e tutto quanto, ha deciso di diventare PSN, quindi quei processi non soltanto li ha implementati, ma li ha fatti anche certificare. Quindi diciamo che è importante creare quei processi a supporto praticamente del RUP e del DEC. Il monitoraggio fa esattamente questo. Inoltre, mi faccio un'ultima osservazione su quanto detto dalla dottoressa Girolamo. Se voi vedete tutte le attività che hanno fatto i gruppi di monitoraggio erano a supporto delle loro amministrazioni proprio perché erano analisi molto specifiche, analisi sulla sicurezza, analisi sugli indicatori di business, analisi praticamente per quanto riguarda i livelli di servizio, la qualità del software. Ora, mettere a fattor comune tutte queste attività e non soltanto delegarle al RUP e al DEC è un modo per intanto semplificare la gestione, ma anche e soprattutto di dare supporto reale al RUP e al DEC. Ora, io ripeto, ringrazio ancora il dottor Perrone e la dottoressa Girolamo per questa carrellata sulle loro attività, giusto per dire qualcosa, l'INAIL fa monitoraggio da credo dal 95, SIN ha cominciato nel 2000, nel 99, quindi stiamo parlando di storici del monitoraggio, cioè sono praticamente coloro che hanno gestito fin dall'inizio con la circolare 39, con il decreto legislativo 3993, quindi insomma stiamo parlando veramente di personaggi che hanno seguito la storia del monitoraggio e quindi comunque li ringrazio davvero perché ci hanno raccontato un po' la loro storia e soprattutto il grande impegno che fanno, non soltanto per noi, ma anche all'interno delle loro amministrazioni, che spero che prima o poi si rendano anche conto le loro amministrazioni di quanto è il lavoro che viene svolto. Ok, io ho Grazie. finito, ringrazio ancora tutti voi per aver partecipato, vi ringrazio per averci seguito perché 6 webinar sono tanti, specie per un argomento come questo, e lascio la parola ovviamente a Patrizia. Allora, anche io voglio ringraziare tutti, vi voglio ricordare che gli iscritti a questo ciclo di webinar sono stati in totale 644 e che abbiamo avuto mediamente una partecipazione che ha superato i 220 partecipanti per ogni webinar. Quindi ci riteniamo soddisfatti considerando che appunto, come ci ricordava Andrea Susa adesso, l'argomento è abbastanza specifico e si riferisce
appunto a delle linee guida che in realtà fanno di AGID che risalgono a gennaio del 2021. Quindi abbiamo scelto queste amministrazioni, sono state scelte da Maria Luisa De Santis e da Andrea Susa queste amministrazioni perché appunto, come vi ricordava Andrea, in realtà l'attività di monitoraggio dei contratti era stata iniziata molto tempo prima. E noi vi ringraziamo e io vi porto sempre anche i saluti di Rosa Maria Barrese e di AGID che cura insieme a me diciamo, l'impostazione di questi cicli di webinar che ricadono tutti nell'ambito del progetto che Formez realizza con AGID, che si chiama Informazione e Formazione per la Transizione Digitale. E come detto all'inizio vi invito a seguire le altre iniziative di cui troverete notizia sull'home page del Formez e sul calendario di eventi PA. Vi posso dire già la data dell'iniziativa del 9 novembre, che è come si progetta e realizza il sito web di un comune, che come vi dicevo in apertura seguiamo, abbiamo e realizzeremo insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Allora, io ringrazio ancora tantissimo i nostri esperti, ringrazio Maria Luisa De Santis e Andrea Susa, che dall'inizio di questo ciclo sono stati appunto i nostri esperti di riferimento. Ringrazio moltissimo le amministrazioni, il dottor Perrone, il dottor Giuppone e la dottoressa Girolamo, e vi auguro buon pomeriggio e vi do appuntamento alle prossime iniziative. Grazie mille. Grazie. Vi ricordo che l'attestato vi arriverà alla fine, diciamo, di questo nostro ciclo e che, come sapete, arriverà in particolare alle persone, agli utenti che hanno seguito 4 eventi su 6, come vi avevamo detto all'inizio. Grazie ancora. Grazie a voi e arrivederci, buona serata. Grazie, arrivederci.